Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it. Buongiorno a tutti e due, sia a De Leo che ad Andrea, volevo sapere da loro due, con un giorno in più per pensarci, anche se il calcio poi ti porta già a pensare al Genoa, insomma, se c'è rabbia per quella partita, se è stato un punto perso o se bisogna poi a un certo punto calcisticamente fregarsene, perché comunque la mentalità era quella giusta e se non è successo domenica succederà la prossima di vincere una partita per provare a vincerla fino alla fine. Ma io penso che debba rimanere sicuramente il rammarico, voglio dire la rabbia è un qualcosa che secondo me noi ci portiamo dentro e facciamo bene a portarcela dentro, perché a volte magari ci fa ricordare che avremmo potuto come dire, essere più attenti fino all'ultimo minuto. Quindi io credo che faccia bene a volte portarci dietro una dose, no, di quella rabbia. Per il resto è chiaro, come ci siamo detti anche all'interno dello spogliatoio nel post gara, indubbiamente noi abbiamo avuto comunque una reazione, voglio dire, coraggiosa, quindi non dovevamo rammaricarci da quel punto di vista, volevamo sicuramente portarla a casa, sicuramente vincerla, dopodiché facciamo ammenda degli errori che abbiamo commesso, ma già dalla fine della gara noi abbiamo detto concentriamoci sulla gara di Genoa, sapendo che se abbiamo avuto comunque questa reazione, questa risposta secondo me determinata e comunque da squadra, a mio avviso, che vuole diventare squadra importante, dobbiamo essere sereni e fiduciosi già per la gara di Genoa. Ma io mi associo alle parole di Emi, non va dimenticato che la squadra ha fatto una ottima partita. Io dal campo ho avuto una percezione molto buona della prestazione, una prestazione contro una squadra forte e organizzata. E a livello di campo io vi posso dire che ho avuto una sensazione molto positiva. Loro sicuramente, forse a livello di possesso palla, hanno fatto qualcosa in più di noi, però a livello di occasioni, a livello di pericolosità offensiva, io dal campo non ho avuto tutta questa sensazione di loro superiorità, a parte qualche cross, a parte qualche folata. Ma dal campo vi dico sinceramente che poi dopo il secondo tempo, se ben ci ricordiamo, l'occasione più nitida della partita è stata quella di Roberto. È stata quella di Roberto dopo un'azione molto ben impostata dalla squadra. Quindi anche domenica, pur essendo andati comunque magari in difficoltà il primo tempo, per cui non... Che però, ripeto, ci può stare contro una squadra forte, la squadra ha giocato alla pari contro una grande squadra. Quindi, ripeto, io sono stato contento della prestazione e sono stato contento, come ha detto Emilio, della reazione che abbiamo avuto dopo in spogliatoio, perché c'era rammarico, certo c'era rammarico, perché questa squadra è da un po' di tempo che è abituata a vincere e a giocare a testa alta con tutte le altre squadre, e l'abbiamo fatto anche domenica, sotto gli occhi di tutti. Poi è chiaro, il percorso di crescita, come ci siamo sempre detti, c'è da fare, ma ne abbiamo tutto il tempo e la voglia di farlo. Chiedo a tutti banalmente se avete dormito dopo quello che è accaduto, nel senso che proprio per la prestazione che è stata fatta, per la prova che è stata messa in campo, perdere quel punto così immagino che faccia molta rabbia, e contestualmente vi chiedo se è un vantaggio a questo punto rigiocare subito, perché così uno cancella, archivia e guarda avanti. Ma io credo che qualche scoria, diciamo così, notturna l'abbia portato in ognuno di noi, questo è indubbio, chi più chi meno, però... ripeto, io penso che da lì che dobbiamo ripartire, voglio dire, da quel punto di vista io credo che ci stia dando quella carica che chiaramente, fortunatamente, si gioca subito, quindi io penso che sia anche positivo la possibilità di riscattarci immediatamente. Thank you.
andiamo alla partita col Genoa, loro hanno avuto anche forse un giorno e mezzo in più di recupero, nel senso che avevano giocato venerdì, immagino che anche voi dobbiate fare i conti col recupero di una partita così ravvicinata, al di là dell'infortunio di Mitchell e immagino della non disponibilità di Danilo. Sì, diciamo che Dykes al momento è fuori chiaramente dai giochi, almeno per le prossime gare. Danilo comunque sta recuperando bene, contiamo già dalla prossima di averlo con noi, di averlo a disposizione. Riguardo, voglio dire, al recupero che loro hanno avuto, comunque qualche ora in più, indubbiamente, voglio dire, è un dato di fatto, però a mio avviso noi abbiamo comunque una squadra fatta di calciatori disponibili, non abbiamo problemi da un punto di vista, diciamo così, di infortuni e di disponibilità degli atleti, quindi io da quel punto di vista non mi soffermerei, come dire, a sottolineare il recupero magari che loro hanno avuto maggiore rispetto a noi, quindi non abbiamo problemi, e soprattutto come ci dice sempre il mister, metteremo in campo la formazione che secondo noi ci potrà dare sicuramente più affidabilità per la prossima gara, senza problemi vari di turnover necessario, se questa era la domanda. Una domanda per Miro, se no si annoia, no? Una domanda per te, weil du dich sonst dann langweilst. Ascolta, prima della partita con la Roma hai detto con molta chiarezza: possiamo vincere. Ci sei andato vicino. E la tua sensazione per questa partita contro il Genoa? Ja, das ist eine Partie, un Spiel, wir haben auch viele paar Spiele genauso gewonnen. Ein paar Spiele so genau? Wir haben genauso paar Spiele gewonnen in letzter Minute. Und jetzt haben wir ein Spiel verloren in letzter Minute. Das ist Fußball. Das ist Fußball. Wir haben viele in letzter Minute, unsere Spieler haben viele Fehler gemacht, weil normalerweise die machen nicht solche Fehler. Purtroppo nel calcio succedono cose come questa, nel senso che negli ultimi 10 minuti sono venuti a difettare alcuni giocatori nell'ultima parte della partita e hanno avuto un calo di rendimento, magari anche pur essendo in superiorità numerica, è il calcio. Per Genova che sensazione? Und was ist dein Gefühl für das Spiel mit Genova? Fußball ist unser Job. Wir haben uns dran gewohnt, einmal zu gewinnen, einmal zu verlieren. Und wir müssen Kopf hoch und dann, wir gehen dann spielen. Und wenn das möglich ist, auch gewonnen. Das ist ein neues Spiel, ein neuer Tag, das Leben. Wir versuchen, das alles zu gewinnen. Nel calcio bisogna essere abituati a perdere, cioè a vincere, a perdere. Morgen ist ein neuer Tag, das ist für uns eine, wir müssen das Spiel gegen Roma vergessen, das war, und dann tun wir alles, dass wir gewinnen das nächste Spiel. Bisogna dimenticare la partita contro la Roma e bisogna fare di tutto, cioè tutto il possibile per vincere contro il Genoa. Weil wir haben Qualität dafür. Perché abbiamo le qualità per poterla vincere. Senti, Krejci non nasce terzino, ma l'avete in qualche modo riadattato per scelta a terzino, ecco. È la soluzione più probabile, o ti chiedo anche, poi in Baie non ha mai giocato, ti chiedo come vedete voi questo giocatore, fin qui il campo non l'ha mai visto, credo, quest'anno. Ecco. Ma Baie noi lo vediamo positivamente, nel senso che io credo che l'anno scorso abbia dimostrato di essere un calciatore ampiamente affidabile. Penso anche che ai fini del, diciamo così, dell'equilibrio, no, che noi siamo riusciti a trovare nella scorsa stagione, Ibra abbia dato un contributo fondamentale, quindi questo gli va sempre riconosciuto, come d'altronde gli va riconosciuto che si sta comunque mettendo completamente a disposizione. Lui, oltre che lavorare, diciamo, sull'out di destra, può giocare anche a sinistra, quindi sicuramente noi abbiamo questa ulteriore opzione, sia di Ibra, diciamo, come terzino sinistro al posto di Mitchell, sia lo stesso chiaramente Ladi
che comunque è stato schierato in quella posizione da un po' di tempo, quindi diciamo abbiamo ancora quest'ultimo dubbio. Oggi proveremo anche ad alternare alcuni calciatori, vediamo un po' la risposta e poi valuteremo. È chiaro che Ibra, se la vogliamo dire, ha delle caratteristiche a sinistra un po' più difensive rispetto all'Adi, che naturalmente nasce esterno, però ai fini di quello che noi gli chiediamo comunque riusciamo a garantire, diciamo, determinate soluzioni in entrambi i casi. Anche il Genoa arriva da una giornata no, nel senso che, anzi, più del Bologna, nel senso che a Cagliari hanno perso anche abbastanza male. Erano partiti comunque bene, cosa riflettono già il gioco di Andrazzoli per quello che li avete visti o ancora? Ma secondo me sì, nel senso che hanno avuto delle, diciamo, due recenti battute a vuoto, però io credo che sia una squadra che non specula mai, nel senso che l'abbiamo visto già dalla prima di campionato contro la Roma, hanno comunque cercato di impostare la partita con grande qualità, sono riusciti a segnare 3 gol, credo che la stessa società abbia fatto secondo me degli investimenti importanti, quindi sono figlie sicuramente, è una squadra figlia del proprio allenatore, perché io credo che Andrea Azzolo sia comunque uno degli allenatori più bravi da quel punto di vista a dare un'impronta, a ricercare del bel gioco, delle soluzioni piacevoli, no? Anche per gli spettatori, quindi io credo che indubbiamente ci stiano lavorando, indubbiamente hanno probabilmente da migliorare come noi d'altronde da alcuni punti di vista, però l'impressione nostra è di affrontare una squadra organizzata, una squadra che vuole comunque dare il suo marchio, no, da subito alla partita. Sono bravi indubbiamente sia nel lavoro d'ampiezza, sono bravi ad attaccare la profondità, hanno dei calciatori davanti, gli stessi Pinamonti, Kwame, le Rager eccetera, tutti bravi ad inserirsi negli spazi, quindi io credo che da quel punto di vista sia una squadra ben organizzata, che però chiaramente secondo me sta cercando ancora, come d'altronde tutti noi, determinati equilibri. Ma ad Andrea volevo chiedere, che in questa stagione, questo inizio di stagione, a centrocampo è uscito Pulgar, è arrivato Medel, si aspetta di vedere questo ragazzo, Scouten ne è arrivato, ma di fatto da precampionato lui c'è, tu ci sei sempre, è stato un punto fisso, un pilastro di questo centrocampo. Questo non mi stupisce, ma chiedo a te che stagione, come giudichi questo tuo inizio di stagione? E ti chiedo anche cosa cambia per te avere vicino un giocatore con le caratteristiche di Medel. Ma guarda, io nella mia carriera ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori. E Gary lo inserisco in questa lista perché dal primo giorno che si è allenato con noi ti accorgi cosa vuol dire essere un grande giocatore. Si è messo subito a disposizione della squadra facendo neanche un mezzo allenamento, e a me personalmente avere un giocatore di fianco così motiva molto e fa migliorare, perché ripeto, la sua carriera, un giocatore che ha 100 e passa presenze nella sua nazionale, descrive da solo il tipo di carriera che ha avuto, ma bisogna sottolineare come si allena, l'intensità che ci mette e la voglia di vincere. Quindi per me è un grande piacere averlo di fianco, perché ha grande qualità anche a livello di persona, perché è un grande motivatore e sicuramente basta guardarlo per migliorare e per cercare appunto di trovare un'alchimia insieme, ma è molto facile perché lui fa parte di quella cerchia di giocatori che come vi ho detto sono di un'altra pasta, sono di un'altra natura, quindi per me è veramente molto bello giocare con lui e mi aiuta molto in campo, basta poco, basta uno sguardo per capire questi tipi di giocatori, quindi insomma la società ha fatto sicuramente un grande colpo col suo acquisto, perché ci permette di, a livello di mentalità, a livello di qualità, un passo importante.
e anche Gerdi è un giocatore giovane che ha avuto un infortunio, e però negli allenamenti lo vedo bene, è un giocatore che ha delle geometrie importanti, è un giocatore che sicuramente nel corso dell'anno ci potrà dare una mano. Ma per quanto riguarda il mio inizio di stagione, ripeto, io non sono solito parlare di me, perché non, ripeto, ormai sulla soglia di 30 anni so cosa devo fare, so quello che sono e cerco in ogni partita, in ogni allenamento di dare tutto me stesso, e come ho sempre fatto, ripeto, in questi 10 anni di Serie A. Quindi, ripeto, cerco sempre di mettermi a disposizione dei miei compagni e cerco sempre di portare il mio contributo durante la partita. Poi adesso, ripeto, sono tranquillo, domenica compio 30 anni, sto diventando anche un po' anziano, dicono, ma io non mi sento molto, molto vecchio, anzi, sto bene, sono contento, sono felice, quindi sono positivo. Ciao, buongiorno, volevo chiedere a Miro una cosa sul portiere. È opinione abbastanza diffusa che Skorupski sia un grande portiere tra i pali, ma che esca poco. E ti chiedo come si può lavorare su un portiere di 28 anni. Come si può lavorare su un portiere? Di 28 anni. Okay. Der Torwart Skorupski ist von allen ein guter Tormann ausgezeichnet, aber er geht nicht oft aus dem Raum aus. Und wie kann man dazu etwas machen, dass die Sache sich ändern kann? Ja, das stimmt, dass Skorupski ein großer Tormann ist. Aber das ist erstmal eine Frage für Luca Bucci. Ich kann das nicht beantworten, das ist unser Trainer. Sicuramente è un grande portiere Skorupski, però una frase per, cioè una domanda per Luca Bucci, perché non può rispondere. No, già che ci sono, mi hai dato un assist, visto che compi gli anni, hai detto domenica, è andata a Udine domenica, e è stata una nota un po' stonata l'anno scorso per te la partita di Udine, no? No, può assolutamente, una... per no. Te, per me, no. No, no. Apposta così, no. No, è vero. Magari delle volte un giocatore no. Ci pensa, torna in un campo dove è successa la tale cosa, boh, non lo so. Ma no, no, ne ripeto... Ci ricordiamo neanche. No, ci ricordiamo, ma sono molto tranquillo, nel senso, anzi, non vedo l'ora di tornare a Udine, appunto per giocare contro l'Udinese, ma indipendentemente da quello che è successo l'anno scorso, che è stato un episodio che mi ha coinvolto, però, ripeto, non mi ha sicuramente intaccato, anzi, come hai visto, 2 giornate dopo ho fatto gol, quindi, ripeto, non sono stato molto colpito da quel rigore, però ripeto, prima c'è Genoa, bisognerà concentrarsi sul Genoa, poi verrà l'Udinese, poi forse lunedì e martedì è il mio compleanno, e poi lo festeggerò, spero di festeggiarlo ovviamente nel migliore dei modi domenica, ma insomma spero di festeggiare già giovedì un'altra vittoria con la mia squadra, ecco. Io ho una domanda per Emilio. Domenica a caldo avevi detto che una delle cose che non aveva funzionato nel primo tempo è che la squadra era troppo bassa, pressava male soprattutto come questione di tempi. Avendo rivisto la partita, c'è qualcos'altro che non ti vi è piaciuto del primo tempo con la Roma? Ma no, cioè credo che la disamina venga, come dire, confermata, nel senso che sapete bene il mister ci chiede sempre. Ce l'ha chiesto per la gara con la Roma, ce l'ha chiesto chiaramente ulteriormente per la prossima con il Genoa, di avere sempre un approccio determinato, di credere in quella che è poi la strategia di gara che il più delle volte ci porta ad essere aggressivi, però viceversa nel momento in cui noi abbiamo la palla, continuare con il nostro coraggio, la nostra solita leggerezza, diciamo così, e spavalderia. Quindi secondo me sono stati quei due gli elementi che sono venuti meno. Abbiamo rivisto anche all'interno dello spogliatoio alcune situazioni tattiche che in sostanza sottolineavano proprio questo aspetto, cioè
nel momento in cui siamo stati un po', come dire, remissivi e timidi, abbiamo lasciato il pallino del gioco un po' troppo a loro, avevamo troppe distanze lunghe e ampie, diciamo così, tra i reparti, e quindi creavamo anche problemi probabilmente alla linea difensiva ad accorciare gli spazi in avanti. Nel secondo tempo, quando abbiamo preso più, diciamo, più coraggio, siamo riusciti poi, secondo me, a mettere in pratica quello che avevamo provato, siamo riusciti a recuperare palle in zone pericolose. La stessa occasione a cui Andrea prima alludeva, di Roberto, nasce proprio da una pressione alta, un recupero palla da parte di Denswil, se non erro, su Pellegrini, e quindi poi una transizione. Quindi voglio dire, quello è il nostro modo di giocare. Sicuramente, come abbiamo detto anche all'interno dello spogliatoio nell'intervallo, io salvo indubbiamente la capacità di saper soffrire e soprattutto aver avuto, come dire, la consapevolezza che ci possono essere momenti difficili nel corso della partita, come è capitato contro la Roma, però in quelle situazioni noi non dobbiamo, diciamo così, lasciarci andare o farci prendere, come ho detto anche in passato, dallo sconforto, bensì capire che quello fa parte del nostro processo di crescita, ma la cosa fondamentale è saper reagire. Io credo che questo è un elemento che ci portiamo dentro, che salviamo, fermo restando però che non è stato indubbiamente positivo l'aver, come dire, l'essere stati un po' timidi nell'interpretazione del piano gara così come era stato preparato. No, solo una cosa sulla, visto che c'è la settimana delle tre partite, in genere come lavorate voi anche sul recupero, e mi spiego, anche sulle scelte, cioè può incidere il fatto di giocare tre giorni dopo l'altra partita o il fatto che siano tutti ragazzi di 25-30 anni, insomma, vi porta magari ad avere qualche riflessione in più sulla terza delle tre? Ma sicuramente questa è una domanda che andrebbe sicuramente estesa, come la precedente, a altri componenti dello staff, in particolare al responsabile della preparazione, che è Max Marchesi. Però diciamo che nella sostanza sicuramente la terza partita è quella che ci fa, come dire, valutare un po' di più le condizioni, diciamo, psicofisiche, no, dei ragazzi. Fino alla seconda, fortunatamente, abbiamo comunque dei ragazzi, degli atleti, voglio dire, integri, abbiamo una rosa ampia, abbiamo a volte l'imbarazzo della scelta, quindi sicuramente fino a questa gara non abbiamo particolari valutazioni legate alle partite ravvicinate. Magari dalla gara con il Genoa a quella di Udine chiaramente verranno fatte un po' di valutazioni, però ripeto, nella maniera più serena e tranquilla possibile, perché fortunatamente, fatta eccezione appunto per Dykes, tutti gli altri stanno benissimo e sono tutti a disposizione. Si sente? Ecco, so che tu farai Melina, ma domani mi sembra che sia l'ora di Palacio. Ho detto che l'ora di Palacio in questo Bologna è 2 anni che c'è tutte le volte. Ma e quando sarà l'ora di Scovols? In queste tre partite ravvicinate pensi che possa alzare i suoi minutaggi? Ma allora, che sia, io faccio Melina nel senso che non sapevo fosse l'ora di qualche calciatore piuttosto che di un altro, la risposta è sempre la stessa. Per quanto riguarda Scovols, no, io credo che stia, come ho detto già in passato, lui stia lavorando molto bene. Soprattutto, secondo noi, oltre, a mio avviso, ad aver, diciamo, rotto il ghiaccio, no, nella gara di Brescia, in cui comunque ha partecipato, secondo me, in una fase delicata, no, della gara, l'ha fatto con grande qualità, ha iniziato, secondo me, a respirare anche l'aria, no, del campionato italiano, eccetera. Quindi sicuramente, secondo me, lui sta entrando a pieno in quella che è la nostra realtà. Nel corso delle sedute di allenamento, secondo me, sta crescendo anche da un punto di vista, diciamo così, della tempra, no? Degli atteggiamenti anche difensivi, che a volte, oltre che essere, diciamo così, prettamente tattici, attengono anche all'aspetto mentale. Quindi io credo che stia migliorando tantissimo, ha una grande qualità. Noi crediamo che, come dire, lo abbiamo già a disposizione, quindi io credo che nelle prossime gare sarà, come dire, farà parte della contesa. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.